Buonasera amici, di nuovo Floriana Cafiso da Fashion & Trend e siamo qui con un ospite veramente d'eccezione, il grande stilista Jamal Tazlak. Buonasera. Io devo dire personalmente sono molto onorata e felicissima di fare questa intervista perché come le dicevo poc'anzi sono diventata sua fan da quest'estate, da quando ho visto la sua prima sfilata a Palazzo Colonna a Roma e da lì attendevo con ansia questa sua nuova sfilata. Mi fa piacere, infatti questa è l'ultima e ho voluto dare questa esplosione di colori, di femminilità, di armonia, ecco, che le donne meritano. L'ultima? L'ultima modella? Ah, non l'ultima sfilata che farà, mi auguro. No, l'ultima collezione, scusa, ti dicevo. Sì, ho notato veramente i miei complimenti, ma non perché siamo qui e perché potremmo sembrare di parte, ma veramente le aspettative che avevo non sono state deluse. Veramente ha superato se stesso, degli abiti stupendi, una donna molto elegante, ma ho visto anche molto colorata, molto vivace, molto impreziosita da decorazioni, curata nel minimo dettaglio. Poi questa fusione, cioè a lei ha questa abilità di fare questa fusione tra veramente tra Oriente e Occidente, quindi è venuto fuori un connubio stupendo. E questo perché l'Oriente ce l'ho nel sangue e l'Occidente ce l'ho nei studi, vivendo pure qua. Mi viene naturale e apprezzo, sì, è una fortuna nascere un paese e crescere in un altro. Quindi tra il sangue e quello che ha acquisito è uscito fuori questa meraviglia? Sicuramente, perché proprio mi piace mischiare, perché alla fine non mi sento mai di fare lo stilista solo all'occidentale, di copiare solo l'occidente, perché anche l'Oriente è magico, è giusto questa fusione, perché c'è stata anni e anni fa, è giusto che oggi torna, perché alla fine l'uomo è nomade, per cui secondo me come l'orientale piace l'occidentale, anche l'occidentale piace il mondo dell'Oriente, e metterli su una strada è una cosa molto bella. È bellissimo quello che fa e poi ho notato che come al solito si contraddistingue nell'impeccabilità dell'organizzazione, che in questo caso è supportata da Antonio Falanga e da Grazia Marino, però come a Palazzo Colonna è stata veramente una sfilata luxury, anche questa devo dire che è la stessa cosa. Angela, come stai? Come stai, caro? Ah, si sta arrivando, si chiama il bello Sperino. Della diretta. Ok, sì, ciao. Ma sì, figuri, quindi dicevo complimenti per la location, per l'organizzazione, impeccabile, veramente, sempre cose molto raffinate, molto di gusto. Grazie, mi fa piacere questo. Fa piacere anche a noi, io la ringrazio, veramente sono stata felicissima e onorata di averla ospitata qui con noi per Fashion & Trend e spero di vedere presto, ma molto presto, la sua prossima collezione, perché veramente già sono in ansia da ora. E la prossima la vorrei presentare nella mia terra, già quasi la data è fissata e mi fa piacere di portare il Made in Italy nella mia terra di nascita, che è la Terra Santa. Mi sembra anche giusto, un po' qui in Italia ma un po' anche da lei. E certo, perché avendo clienti internazionali anche vorrei dare un messaggio al mio popolo, anche al Made in Italy, che comunque è giusto fare assaggiare tutti questo spirito, questa aria del Made in Italy, della raffinatezza. Chi meglio di lei può farlo con la sua arte. Grazie a voi. Io la ringrazio nuovamente per essere stato qui con noi e veramente le faccio un in bocca al lupo per tutto, ma non ne ha bisogno perché veramente ha le mani d'oro. Grazie, grazie a voi e spero che ci vediamo alla prossima. Sicuramente non perderò la sua prossima sfilata, è stata meravigliosa, bellissimi abiti, stupendi, veramente, complimenti. Grazie, grazie. Grazie a lei da Fashion & Trend. Grazie a Fashion & Trend e alla prossima volta. La ringrazio. Ciao, buonanotte a tutti amici di Fashion & Trend da Floriana Cafiso.